Le stelle di Azus. Le stelle di Azus. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, con l'oroscopo della settimana che va dal 4 al 10 di novembre. Quindi archiviato il lungo ponte di ogni santi, archiviata la notte di Halloween, possiamo serenamente avviarci verso il Natale. Ecco, diciamocelo pure. E allora andiamo a vedere come andranno le cose per i 12 segni dello zodiaco, ricordando che questa è la settimana in cui Marte entra nel segno del Leone. E allora vediamo come andranno le cose a partire dall'Ariete. Amici dell'Ariete, una bellissima notizia: l'ingresso di Marte nel segno del Leone significa ritrovare energia, grinta. Ricordiamo che Marte è il vostro padre astrologico e quindi è un pianeta particolarmente importante, è quello che vi dà la carica, è quello che vi dà la grinta e quindi anche a livello di coraggio, di intraprendenza avrete qualcosa in più, per non parlare poi della passionalità, dell'amore. Insieme a Venere nel segno del Sagittario, ancora per qualche giorno, questo Marte può favorire una nuova conquista. E allora amore decisamente in primo piano, ma anche il lavoro. È una settimana decisamente favorevole questa, amici dell'Ariete, in cui avrete anche Mercurio al vostro fianco, in cui la Luna subito dalle prime giornate della settimana, quindi lunedì e martedì, sarà vostra alleata. Poi qualche piccolo problema lo può portare con il suo passaggio nel segno del Capricorno mercoledì e giovedì in maniera particolare, ma poi ancora in acquario venerdì, sabato, è una luna pronta davvero a regalarvi delle occasioni d'oro. Quindi c'è una grande ripresa per voi, amici dell'Ariete, e ve ne accorgerete proprio nel corso di questa settimana. Amore in primo piano, soprattutto nelle giornate di lunedì e di martedì. E andiamo al segno del Toro. Amici del Toro, per voi invece Marte che entra nel segno del Leone non è affatto una buona notizia. Cominciano i problemi di comunicazione all'interno anche del nucleo familiare, sul posto di lavoro, voi che diventate molto più aggressivi, voi che riceverete anche degli attacchi che fino a oggi eravate riusciti a schivare in qualche modo. Ecco, quindi dovete iniziare a giocare un po' in difesa. Per fortuna molto presto arriveranno dei transiti nell'amico segno del Capricorno a rendere questa situazione meno pesante, però almeno per questa settimana dovete fare i conti con una tensione che sarà evidente un po' in tutti i settori della vostra vita. Solo la Luna nelle giornate di mercoledì e di giovedì vorrà darvi una mano, vorrà aiutarvi a trovare anche delle soluzioni, a trovare degli interlocutori. Quindi una bella luna in quelle giornate, e devo dire anche nella giornata di domenica. La luna nel segno dei Pesci è una luna che può circondarvi anche di persone piacevoli, pronte a darvi una mano, pronte a darvi un sostegno. L'amore che può entrare in una fase critica a causa proprio di questo Marte nel segno del Leone, e quindi eventuali problemi con il partner possono esplodere, deflagrare all'improvviso, e fino a quando non arriverà Venere a sistemare un po' la situazione, potrebbero esserci dei problemi anche a trovare la giusta chiave per dialogare. E andiamo al segno dei Gemelli. Amici dei Gemelli, e Marte che si sposta nel segno del Leone è un'arma in più a vostra disposizione per cercare di far passare la vostra linea, ecco, quindi le vostre idee, i vostri pensieri, i vostri ragionamenti, perché quello è un settore che per voi ha a che fare proprio con la comunicazione, con i vostri interlocutori, e saprete esprimere con forza e quindi anche con efficacia le vostre idee e anche far valere i vostri principi, perché no? È un Marte che può aiutarvi ad esempio in amore, perché vi rende più passionali e pronti ad esprimere con grande forza i vostri sentimenti e anche con una certa efficacia. È un Marte che può essere molto utile a contrastare questa Venere ancora opposta nel segno del Sagittario, una Venere che sta portando un sacco di problemi all'interno della coppia.
famiglia e anche i single trovano delle difficoltà, insomma, a farsi, come dire, apprezzare dagli altri. Questo Marte può aumentare il vostro fascino insieme alla Luna di venerdì e di sabato, Luna molto bella nell'amico segno dell'Acquario. L'avvio di settimana però sarà difficile. Luna, Venere, Mercurio nel segno del Sagittario, tanti avversari, tante contrapposizioni e voi che non riuscirete facilmente a trovare il bandolo della matassa. Anche la domenica, una domenica un po' complicata in cui sarà bene organizzare un passatempo rilassante. E andiamo al segno del Cancro. Cari amici del Cancro, Marte esce dal vostro segno, viene meno un po' di energia, un po' di grinta, però ha tutto vantaggio della tranquillità, perché è vero che Marte dà una bella sferzata energetica, però è anche vero che porta poi delle problematiche, soprattutto per un segno come il vostro, che è governato dalla Luna, voi che avete bisogno di serenità, di tranquillità, di equilibrio, di coccole, di dolcezza. Questo Marte invece era particolarmente aggressivo nei vostri confronti, vi costringeva in un certo senso anche a vivere e ad agire in una maniera che non vi appartiene. Ecco perché ogni tanto eravate un po' in difficoltà. Attenzione, perché questo Marte ritornerà poi nel vostro segno, non ve ne siete ancora liberati definitivamente, ma insomma questo è un discorso che approfondiremo per l'oroscopo del 2025, che già potete trovare comunque a disposizione, perché già abbiamo pubblicato il video dell'intero anno per i 12 segni dello zodiaco. Tornando a questa settimana, Luna molto complicata mercoledì e giovedì, è una situazione poi anche a livello sentimentale che è vero si fa più tranquilla, però in alcuni casi può diventare addirittura troppo statica, se non noiosa. E quindi, insomma, questo Marte nel segno del Leone tende un po' a stemperare anche le situazioni, soprattutto quei rapporti che erano diventati incandescenti, però è chiaro che può portare anche un minimo di calma piatta. Attenzione invece agli affari che si complicano, attenzione alle spese che potrebbero venire fuori in maniera inaspettata. E andiamo al segno del Leone. Cari amici del Leone, eccolo qua Marte che entra nel vostro segno. È un Marte che porta una bella ventata di energia, di passione e devo dire anche qualche novità. Amore assolutamente protagonista di questa settimana. Marte nel vostro segno, Venere ancora in posizione magnifica, insomma possiamo dire che state vivendo un periodo di grande coinvolgimento emotivo, passionale, anche adesso la passione può in qualche modo esplodere, quei rapporti sentimentali che in qualche caso non vi convincevano fino in fondo, che stavate vivendo anche con un po' di titubanza, un po' di incertezza, adesso invece sono pronti ad esplodere in tutta la loro passionalità, in tutta la loro forza. E poi anche il lavoro con un Mercurio particolarmente bello nel segno del Sagittario che vi permette di concludere degli ottimi affari, di avere delle occasioni favorevolissime, insomma una settimana decisamente piacevole per voi, tranne nelle giornate di venerdì e di sabato, quando ci sarà la Luna opposta che può mettervi un po' i bastoni tra le ruote. Poi una Luna che si oppone a Marte, quindi può esserci davvero anche una discussione antipatica con una donna anche della famiglia, può essere una sorella, può essere la moglie, può essere una cognata, insomma dovete fare attenzione ai rapporti con le donne, uomini e donne, donne e donne, attenzione. E poi comunque il consiglio è quello di sfruttare fino in fondo anche la fortuna che vi sta sorridendo in questo periodo, amici del Leone, con questi bellissimi transiti nel Sagittario. E ricordiamo ancora un Giove particolarmente efficace nel segno dei Gemelli e pronto ancora a sostenere le vostre iniziative. Oggi ancora più di ieri, e voi siete pronti a mettere in pratica anche un piano ben congegnato, adesso grazie al coraggio che vi infonde Marte. E andiamo al segno della Vergine.
Cari amici della Vergine, beh, inizia un periodo un po' delicato per quanto vi riguarda, con il nucleo familiare, la casa, i rapporti con le persone che amate, che possono diventare in alcuni casi anche molto più intensi, molto più appaganti, perché c'è Venere, c'è Mercurio in quel settore del cielo, che però un po' si scontrano con il vostro segno, e quindi bisogna trovare l'equilibrio. Poi questo Marte che si mette alle vostre spalle va un po' ad alimentare le vostre paure, i vostri timori, le vostre incertezze, le vostre insicurezze, e qualcuno potrebbe aver bisogno proprio del sostegno di una persona fidata, di una persona amica, di una persona che vi vuole veramente bene. Ecco che allora la famiglia può diventare un po' il centro, il nucleo della vostra vita, come dovrebbe già essere. Ok? È una settimana questa che parte in salita con la Luna nel segno del Sagittario. Ci sono delle difficoltà anche sul lavoro, adesso inizieranno delle difficoltà anche in amore, nel rapporto con il partner, che diventa un po' più complicato, ma più che complicato direi più complesso. Perché questo Marte può portare anche una serie di novità positive dal segno del Leone, no? Alimentare la fantasia, il desiderio, che però poi dovrete essere bravi a tramutare in qualcosa di concreto, altrimenti rischiate di vivere anche un po' di fantasie e di illusioni. Molto bella la Luna di mercoledì e di giovedì nell'amico segno del Capricorno, è una Luna che vi aiuta proprio anche a risolvere i problemi che mano a mano state trovando sulla vostra strada. Attenzione alla domenica, una domenica con la Luna nel segno dei Pesci, una Luna opposta, e quindi sarà una domenica problematica, anche se deciderete di trascorrerla in casa, perché potrebbe scapparci una discussione proprio con un membro della vostra famiglia. E andiamo al segno della Bilancia. Amici della Bilancia, molto bene, perché Marte finalmente si toglie da una posizione scomoda, direi scomodissima, il segno del Cancro, per entrare invece nel Leone, dove vi rende più allegri, più gioiosi, pronti veramente a dare il massimo, sia sul lavoro sia in ambito sentimentale. Del resto questo è un periodo in cui voi amate avere la mente un po' sgombra, libera, amate vivere situazioni leggere, anche un po' superficiali, no? Ad esempio in campo sentimentale vi piacciono molto di più i flirt che le storie, quelle troppo impegnative. Questo Marte vi aiuta a trovare anche le compagnie giuste, le persone con le quali condividere dei momenti di assoluta spensieratezza e di assoluta allegria. Attenzione alla Luna, mercoledì e giovedì, è una Luna un po' pesante, c'è qualcosa da fare in casa, ma l'avvio di settimana sarà decisamente favorevole, con delle notizie in arrivo. E poi ottime opportunità in amore venerdì e sabato, con la Luna splendida nell'amico segno dell'Acquario, passione che aumenta anche nelle coppie, coppie che ritrovano anche l'armonia, che riescono ad accantonare i problemi che magari hanno vissuto fino a ieri, con questo Marte che riporta un po' di serenità, d'accordo? E poi il vostro sorriso, che sarà in grado di conquistare chiunque proprio nelle giornate di venerdì e di sabato. Bella anche la domenica, una domenica in cui magari non accadranno cose clamorose, ma che vi servirà proprio per ricaricare a dovere le batterie, sempre vivendo delle situazioni allegre, divertenti, anche nella banalità della vita quotidiana, certe volte riuscite a trovare degli spunti fantastici per vivere dei momenti allegri e divertenti con chiunque, sia con i vostri amici che con i vostri familiari, che con il vostro partner. E andiamo al segno dello Scorpione. Cari amici dello Scorpione, ci sono buone novità anche per voi, perché comunque continua un periodo assolutamente favorevole soprattutto per il lavoro, con questo Mercurio che porta dei guadagni, delle entrate finanziarie, che facilita la conclusione di un affare. Però dobbiamo mettervi in guardia da questo Marte. Marte che comunque per voi ha sempre un occhio di riguardo, perché rimane uno dei vostri padri astrologici, no? E dal segno del Leone vuole pungolarvi, vuole provocarvi, e quindi provocare delle reazioni dentro di voi, che possono essere utili sul lavoro per superare
dei momenti anche di stanchezza che voi state accusando, no? E quindi vi siete un po' adagiati, va bene così, presi anche magari da questioni che riguardano l'amore, la passione, gli incontri, eravate un po' troppo passivi da un punto di vista professionale. Adesso questo Marte forse fa emergere dei problemi che sarete chiamati a risolvere, ma che possono essere da stimolo per un miglioramento, per un cambiamento in positivo di una situazione che per voi era diventata un po' rassicurante, confortante, e quindi vi eravate un po' adagiati. La Luna è molto bella nel corso di questa settimana, tranne nelle giornate di venerdì e di sabato, una Luna in acquario che mette in discussione anche qualche rapporto sentimentale nato in queste ultime settimane, che però ha bisogno di verifiche, e Marte queste verifiche, Marte e Leone, le porterà, statene certi, quindi vi renderete conto anche della validità o meno di un sentimento. Bellissima la Luna della domenica, è una Luna nel segno dei Pesci, favorevole ancora una volta per le conquiste, perché questo Marte, anche nel segno del Leone, può rendervi comunque coraggiosi e pronti a tuffarvi in una nuova impresa sentimentale, magari più difficile, ma voi amate le difficoltà, amate le sfide, e questo è un Marte che porta proprio delle sfide importantissime. E andiamo al segno del Sagittario. Amici del Sagittario, beh, continua il momento favorevole per voi, adesso avete anche Mercurio nel vostro segno, c'è una Venere ancora bellissima e poi Marte che viene finalmente ad assistervi con tutta la sua forza, vi rende più coraggiosi, vi rende più intraprendenti e soprattutto stimola il vostro senso dell'avventura, e quindi avrete voglia anche di muovervi, di conoscere, di fare nuove esperienze. È una settimana tutta molto bella che si apre con la Luna fantastica nel vostro segno, è una Luna che parla ancora di amore, che parla ancora di conquiste, ma parla anche di ottimi affari da concludere sul lavoro. Dovete sfruttare fino in fondo questo Mercurio danaroso per quanto vi riguarda, e poi la settimana procederà tutta in discesa. Anche le giornate di venerdì e di sabato sono particolarmente fortunate, ancora una volta per gli incontri, ancora una volta per l'amore, mentre mercoledì e giovedì parlerete soprattutto di denaro, anche di qualche spesa da fare, di qualche investimento da fare per il vostro lavoro e non solo. E poi la domenica un po' più pesante, però insomma avrete modo di riposarvi, di rilassarvi, di tirare un po' il fiato, è quello di cui avete assolutamente bisogno. Comunque ancora una settimana da incorniciare per voi amici del Sagittario, con questa grande novità di Marte che aumenta anche la passionalità, d'accordo? E andiamo al segno del Capricorno. Cari amici del Capricorno, Marte esce da questa posizione scomoda e finalmente voi ritrovate un po' di equilibrio, perché erano settimane queste in cui avevate sempre mille cose da fare, mille imprevisti da affrontare, problemi che uscivano fuori all'ultimo momento, persone che si mettevano contro, che remavano contro, e voi che eravate quasi andati in crisi, in tilt, soprattutto da quando Mercurio poi si è spostato nel segno del Sagittario, intorbidendo ancora di più le acque, non riuscivate a trovare più una via d'uscita. Invece questo Marte nel segno del Leone vi aiuta innanzitutto a fare tanta chiarezza e poi vi aiuta a liberarvi delle cose di cui non avete bisogno, delle cose che non funzionano, e devo dire vi aiuta a liberarvi anche delle cattive compagnie, ok? Quelle che invece di procurarvi del benessere vi danno solo preoccupazioni e gettano su di voi della negatività, ok? Quindi sfruttando anche i pianeti che ci sono nel segno del Sagittario, Venere, Mercurio, che sono in una posizione che invita anche a una riflessione e a un'attenta analisi, potete fare veramente piazza pulita e tagliare i rami secchi, quelli che non portano più frutto.
Molto bella la luna nel vostro segno nelle giornate di mercoledì e di giovedì, è una luna che vi dà serenità e soprattutto che può rimettere in moto anche dei meccanismi sentimentali che in questo momento si sono un po' inceppati. Molto bella anche la domenica, una domenica da trascorrere all'aria aperta e all'insegna della leggerezza, perché è di quello che voi avete bisogno, cari Capricorni. Comunque una situazione che tende a migliorare nettamente, e poi tra un po' arriveranno questi transiti bellissimi, prima Venere, poi Mercurio, insomma la situazione sta volgendo al bello, ok, dopo la tempesta. E andiamo al segno dell'acquario. Amici dell'acquario, ora dovete affrontare le ire di Marte, perché Marte nel segno del leone è opposto al vostro segno e porta avversari, e porta nemici, e porta bastoni tra le ruote che vi verranno gettati, messi così, quando meno ve lo aspettate. E devo dire anche i rapporti sentimentali possono andare un po' in crisi, soprattutto quelli meno solidi. C'è ancora una bellissima Venere nel segno del Sagittario, quindi almeno per questa settimana siete un po' al riparo da quelle che sono le complicazioni maggiori che riguardano l'amore. Però preparatevi poi a vivere dei momenti di confronto con il vostro partner. Ne riparleremo, nel frattempo godetevi questa luna bellissima in avvio di settimana, una luna nel segno del Sagittario che vi circonda di persone interessanti, ma soprattutto vi aiuta tanto sul lavoro, nelle vostre mansioni quotidiane, quindi per gli studenti, a scuola, all'università, nello studio, per chi lavora nel proprio ambiente professionale, ma anche nell'ambiente domestico, e poi vi invita anche ad incontrare amici nel tempo libero. Luna invece più riflessiva, più pensierosa, mercoledì e giovedì nel segno del Capricorno, avrete bisogno di mettere a punto qualcosa e di riordinare anche un po' le idee per poi vivere due giornate, ma anche tre, un weekend, venerdì, sabato e domenica molto intensi proprio per quanto riguarda l'amore, perché poi questo Marte opposto può portare anche delle attrazioni fatali, pericolose, però che possono farvi vivere dei momenti di grande intensità. E andiamo al segno dei pesci. Cari amici dei pesci, il cielo del Sagittario comincia ad essere affollato con Mercurio, con Venere, adesso non avete più nemmeno il sostegno di Marte che si sposta dal Cancro per entrare nel Leone, però ricordiamoci c'è sempre un sole meraviglioso nel vostro cielo, perché è il sole dello Scorpione e quindi vi dà ottimismo, vi dà forza e anche tutti i problemi che dovete affrontare possono essere risolti. Basta mettersi un po' con la dovuta pazienza e la dovuta precisione e vedrete che riuscirete a venire a capo di qualsiasi cosa, soprattutto dei problemi che arriveranno nelle giornate di lunedì e di martedì, che sono giornate particolarmente pesanti per voi. Cari pesciolini, qualche spesa imprevista, qualche rimprovero che arriva inaspettato sul lavoro oppure in famiglia oppure dal partner. Poi giornate decisamente migliori mercoledì e giovedì, giornate in cui la luna sarà al vostro fianco e vi aiuterà a trovare quelle soluzioni di cui parlavamo, e poi un weekend che vi vedrà diciamo stanchi, soprattutto venerdì e sabato, e desiderosi proprio di abbandonare tutto ciò che è pesante, che è faticoso, per cercare di vivere dei momenti anche di spensieratezza. La luna domenica sarà nel vostro segno e sarà quindi una giornata molto bella per quanto vi riguarda, una giornata in cui potete riprendere in mano anche l'amore, i sentimenti, il rapporto con il partner, cercate di farvi coccolare perché ne avete bisogno voi, amici dei pesci, in questo momento, che è un momento particolarmente, non dico difficile, però faticoso, ecco, certamente faticoso, perché ci sono tante cose da fare sul lavoro e tante risposte anche da dare, e voi non avete più tempo libero a vostra disposizione per dedicarvi alle cose che veramente vi piacciono. Bene, con il segno dei pesci chiudiamo questo appuntamento con l'oroscopo della settimana. Vi invito a seguirmi sui social, a seguire la pagina Facebook, Instagram, TikTok, insomma tutti i canali hanno sempre qualcosa da offrirvi per quanto riguarda le stelle di Azus. C'è a vostra disposizione anche l'oroscopo del 2025, andatelo a guardare per farvi un'idea di come sarà il prossimo anno.
E come al solito, anche per questa settimana, le stelle di Azus vi augurano buona fortuna.